Sì, vero o no? Grazie Presidente, la creazione di uno strumento di condivisione dei rischi deve rappresentare un aiuto concreto per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria. L'Unione Europea deve fare di più, sostenere le gravi difficoltà degli Stati nell'attuare progetti come quelli della produzione e delle infrastrutture. Bisogna dunque assicurare che si continui a dare esecuzione ai progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo di Coesione. Bisogna farlo perché sono progetti strategici. Mi riferisco in particolare ai progetti in grado di generare entrate nette, come ad esempio la costruzione di autostrade, che possono quindi favorire una ripresa economica e produttiva dei paesi interessati. Grazie. Grazie, signor De Angelis. Grazie, onorevole De Angelis. No, Gio. Tiene la parola. A facoltà, l'onorevole Ulrich.